Torniamo a parlare di Antonio Albanese, Antoine Albanaison, con tre suoi mitici film davvero imperdibili, ovvero Uomo d'acqua dolce del 1997, La fame e la sete del 1999 e È già ieri del 2004. Cosa dire brevemente? Uomo d'acqua dolce fu il suo primo film non da attore protagonista ma da regista, sceneggiatore e protagonista. Un film che risulta essere quasi una favola moderna, dove il personaggio che si chiama Antonio in verità riproduce il suo primo personaggio, Epifanio Gilardi. Una favola veramente da non perdere, divertentissimo e, come sta scritto qui, molto ma molto ma molto comico. Mentre La fame e la sete, che fu il suo secondo film da regista, sceneggiatore e interprete principale, risulta essere molto più, come dire, una commedia grottesca, cattiva, acre, dove Albanese si fa addirittura in tre. Interpreta Alex Drastico, il siciliano disoccupato, Ivo Perego, l'industriale sfruttatore del lavoro degli operai, eccetera, eccetera, e Pacifico, il taciturno e musicale Pacifico, che riprende un poco Epifanio, se vogliamo. Tre fratelli gemelli che devono ritrovare il padre, che sta quasi per morire, insomma, una storia molto particolare, ma veramente dove Albanese dà il meglio di sé. Le riprese furono fatte in parte a Petralia Soprana, da dove provenivano i suoi genitori, e in parte proprio a Dolginate, dove è cresciuto Albanese, quindi proprio un film proprio da amatori di Albanese. E poi abbiamo, è già ieri, come ho già detto. Questo film, diretto da Giulio Manfredonia, è il remake del mitico film, quello con Bill Murray, Ricomincio da capo, del 1993, un film che è un culto assoluto, e Albanese qui riprende praticamente lo stesso personaggio che fu di Bill Murray, solo che qui l'animale non è più la marmotta, ma è bensì la cicogna, e la giornata che si ripete all'infinito è il 15 agosto, ovvero il Ferragosto, su un'isola spagnola. Ma un film veramente molto divertente, che riesce a dare anche un bel messaggio. Insomma, tre film proprio imperdibili, assolutamente. Qui c'è il meglio di Albanese.